Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme una focaccia super super croccante ma morbida dentro. Una focaccia ad alta idratazione, semplicissima da fare perché non prevede di impastare, fare pieghe, assolutamente no, è tutta molto molto semplice, ma come potete vedere l'effetto è davvero wow. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere all'interno di una ciotola una farina. E dobbiamo utilizzare una farina molto forte perché questo impasto lievitarà dalle 24 alle 48 ore a vostra scelta. Quindi mettiamo una manitoba, per esempio, che ha 13 grammi di proteine, e poi ci mettiamo anche 1 grammo di lievito secco e circa 400 grammi di acqua. Quindi l'acqua deve essere veramente tanta, come potete vedere. Andiamo a mescolare bene. E cerchiamo di impastare con la forchetta, quindi non è necessario avere una planetaria o impastare a mano, va benissimo una forchetta e una ciotola. Dopodiché facciamo riposare l'impasto circa 20 minuti prima di aggiungere il sale. Trascorsi i 20 minuti aggiungiamo il sale e mescoliamo. A questo punto possiamo aggiungere anche l'ultimo ingrediente che è l'olio e metteremo 2 cucchiai di olio e andremo a mescolare ancora l'impasto. Prima di metterlo nel frigo, lasciatelo un altro po' a temperatura ambiente per circa 20 minuti, sempre coperto con un canovaccio. Dopodiché mettete la pellicola trasparente o comunque se state lavorando l'impasto all'interno di un contenitore di plastica, metteteci il suo coperchio e lo mettete nel frigo, nella parte più bassa del frigo, più o meno dove abbiamo le verdure. E questo deve rimanere dalle 24 alle 48 ore, quindi potete decidere voi se tenerlo 24 ore oppure 48. Quindi, trascorse più o meno 20 ore, io lo tiro fuori dal frigo e lo lascio a temperatura ambiente per altre 4-5 ore, così che riprende un attimino la temperatura e quindi inizia a lievitare. Vado a dividere il mio impasto in due parti, quindi verranno all'incirca due belle focaccione, belle alte. E le vado a mettere direttamente nella teglia oleata, quindi non vado a fare pieghe, assolutamente nulla. Divido l'impasto a metà, un impasto in una teglia e l'altro impasto nell'altra. E lascio, come vi dicevo, lievitare per circa 4-5 ore a temperatura ambiente, o se volete potete anche mettere la teglia nel forno con luce accesa e lasciarlo appunto lievitare. Quando l'impasto avrà raggiunto i bordi, sarà bello alto e toccandolo è proprio gelatinoso. A questo punto sarà pronto. Metteteci sopra un po' di acqua e olio e iniziate a spingere i polpastrelli. Vedrete che verranno fuori tantissime bolle. Fornate a 220 gradi ventilato per circa 22 minuti, 22-25 minuti, fin quando comunque sarà ben dorata la nostra focaccia. Ed ecco qui il risultato. Adesso la tagliamo così vi faccio vedere com'è dentro. Viene davvero sofficissima dentro, ma croccantissima fuori. È una vera delizia e poi è davvero molto semplice da preparare. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi tanti like e fatemi sapere se avete domande, quindi scrivetemi nei commenti se avete qualche dubbio. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!